Allora, è sabato mattina, però è già tardino perché sono le 1:20 e sto preparando il pranzo. L'uomo nero che entra. Ciao. Allora, ho iniziato tardi stamattina un po' perché ci ho avuto da fare un botto di roba, tipo fare il taxi avanti e indietro con i figli. Ma poi adesso mi è scoppiato pure il mal di testa, infatti. Abbiate pietà perché sicuramente dopo crollerò sul divano e mi riposerò un attimo perché veramente mi sta a far male tutto qua. Vabbè, comunque sto facendo il pranzo. Samuele non ha chiuso la porta, ovviamente. È entrato il fantasma formaggino. Non ha chiuso la porta. Sono il fantasma Sì, vieni qui che ti metto nel panino. Allora, stiamo formaggino. preparando, cioè sto preparando i noodles per pranzo. Questi mi sa che l'avevi presi al Lidl. Sì, mi sa di sì, o l'avevo Sì, presi l'ho io. preso io No, l'hai lì. presi tu al Lidl, ok. Allora, questi l'aveva presi lui al Lidl quando c'è stata la settimana americana che ha preso tutto il resto. E poi ci sto facendo praticamente il macinato. Questo qua, ho preso il macinato stamattina. Vuoi riprendere tu che io non sono capace da sola? Cioè, renditi utile un attimino, aspetta. Sta girando quello sopra. Un secondo, 2 secondi, 3 secondi. Macinato. Sto facendo il macinato, ci ho messo il misto per soffritto e lo sto praticamente facendo così in Nella padella. serie non c'ho più voglia di tritare niente, lo pio già pronto. Certo. Mi pare logico. Scusa, Vabbè, vabbè, comunque questo adesso sta qui. Invece con Gennaro sto facendo i peperoni fatti a listine. Per chi ha bimbi lo trovate sotto contorno di peperoni o peperoni insaporiti comunque. E niente, e quindi facciamo questo. Ah, c'è una chicca fantastica perché voi non potete averle viste perché è passato un po' da quando le abbiamo prese, però ho preso queste. Ah, bellissima, con tutti gli stemmi della scuola di Hogwarts. Questa grande che io amo perché quando non ho voglia di cenare, tipo la domenica sera, ci metto il latte con i cereali. Ma ci crede nessuno, ma che Ma stai a dire? questa voglio utilizzarla per farci tipo il mini cappuccino perché è bellissima, è fantastica. Col sottofondo formidabile. E poi ne avevamo, abbiamo preso anche queste, cioè che queste sono bellissime. Una l'avete vista su Instagram, che è questa qui che ho fatto la Pikachu! foto di Pikachu. Questa è la mia Pikachu. Sono ritornata indietro praticamente di più di 10 anni, molto più di 10 anni. E questa gliel'ho presa a lui. Sì, a me piace Star Cioè, è Wars. bellissima questa. Questa è veramente Però bella. questo è un episodio che mi manca. L'abbiamo presa al GameStop. Ora io non lo so se il GameStop è un franchising o se è solamente un franchising. Ok, dalla regia mi dicono che è un franchising. Quindi penso, suppongo che troviate sia queste che quelle di Harry, perché le abbiamo prese tutte lì. E niente, però adesso, visto che qua non mi entra più niente, che è tutto molto accatastato, non lo far vedere perché sennò è un macello. Guardate che casino! Subito, manco glielo ho detto. Visto che comunque qui è un po' un disastro, Parte come vedete, nonostante. guardate che casino lì. Guardate che No, casino anche perché qui. là sopra poi ci sono altre tazze. Guardate che casino lì Lì sopra ci sono sopra. altre tazze. Allora io volevo fare una Poi cosa. non vi fa vedere altro perché mi vergogno. Volevo fare una cosa. Volevo mettere due mensole qui e metterci tutte le Ce tazze. le mette lei le mensole lì. No, non le so mettere Lei le ce ne mensole. mette, ne mette. Gli do il trapano, si diverte, fa da sola. Mi devi montare ancora il mobile del bagno. Lo so, infatti oggi prima di andare a fare i capelli volevo Fa i montarti il mobile capelli. del Cioè bagno. lui va a fare i capelli. Tu l'hai fa che Lui va a fare vuoi? i capelli. Io che mi sono usciti tutti i capelli Ma bianchi e va a ancora non ci farci. sono andata Sto perché rosso mogano io vo' fa i capelli. il mio parrucchiere è tornato dalle Maldive, per fortuna. Beata lui. Quindi lunedì o martedì mi tocca chiamarlo e andarci perché c'ha i capelli bianchi, raga, mi vergogno. Cioè, che poi mi si vedono, è quello il problema. Almeno tu ce l'hai bianchi, io ce l'ho cotonati, che vuoi di più? Dai, sì. Aspetta, No! fammi vedere i capelli. Ci so. Cominciano a mancare, in più sono cotonati.
Sono bellissimi perché lui poi ce l'ha ondulato, cioè ce l'ha ondulati, mossi, non si sa come. Io intanto giro la pappa. No, è ora che vai a farti i capelli. Ma la tuta, vogliamo parlare della tuta presa al Decathlon? Cioè, no, bellissima. Devo far vedere una cosa alle tue amiche. Ah, beh, giusto, perché noi per stasera abbiamo la pizza. Il mago dell'impasto, guardate che impastino che è scappato fuori qua. 75% di idratazione, farina 1 e 2. No, 0, doppio 0. 1 e 2. 6 grammi di lievito. Guardate com'è bello gonfio. Quella è la nostra cena, perché lui fa l'impasto il venerdì per il sabato. Circa 24 ore. Così c'ha più lievitazione. Va bene, niente, io continuo con il macinato, vi faccio vedere il risultato dopo. Vi lascio nelle sue mani, io sto a fare i gomiti. Non vi fidate, lasciate per. Guardate che bellezza. Impasto nuovo. Allora, farina di tipo 1, farina di tipo 2, 75% di acqua, quindi per un chilo 750 ml di acqua. Poi ci stanno due bei cucchiai di sale che vanno messi verso la fine, 6 grammi di lievito e sta lievitando da ieri sera alle 10. È la seconda volta, l'ho rigirato un paio di volte e poi la prossima volta che rifaccio l'impasto magari vi faccio, se la signora è d'accordo, vi faccio un video che parla dell'impasto, vi faccio vedere come lo faccio. Ecco, bravo. Guardate che spettacolo, guardate come scende. E mo facciamo i panetti per stasera. Abbassa ancora di più. Abbassa. Panetti per stasera. Allora, cara signora, cosa facciamo? Pizze tonde. Sì. Pizze tonde. Qua, la bilancia. La di quella del... Allora, diciamo che per una pizza tonda normale, tipica da... Da pizzeria napoletana, si vede la ciotola. No, la ciotola quella della bilancia, leva. Scusate. No, leva solo la ciotola per pesare, sto dicendo. È uguale, mamma mia. Non ci capiamo oggi, È impappinato. Ma mi fanno fare io da solo, io sono più bravo in compagnia, da solo non so capace. Allora, guardate, intanto mi prendo. Io vado via, ritorno, vedete che non so fatto per fare video. Allora, qua, questa qua. Carina, questa serve apposta per tagliare l'impasto. C'è anche una lavanda se fanno pronti. Ma che cosa che dice questa è una pallina. Io questa la chiamano la pirlatura. La pirliamo. In teoria mi dovrei bagnare le mani con un po' d'olio d'oliva, infatti non me le bagno, scusatemi. Bagnate le mani con l'olio d'oliva, se no vi si attacca l'impasto. Pirlatura è questa. Si fa così, va così e fai una sorta di mozzarella con l'impasto. Guarda carina. E là, è una. Poi ne prendi un altro po'. Questo è veloce. Super giù, sono 240 grammi. A panetto. Se non mi sbaglio, 2,15, 2,30 così. Vabbè. Uguale, pirlatura. Lo chiudete come se fosse una bella mozzarella. E so due. Hai una camera. Metto troppo piccolo, vediamo un altro pezzetto. Così? Vabbè. Ce ne vuole una lavanda di pizze tonde. E poi belle voci. Adesso vado a cinciare tanto.
Pronti? E mo adesso questo è pronto per l'ultima lievitazione. Poi stenderemo tra circa, lo dico subito, sono le 5, tra circa 3 ore stenderemo l'impasto, condiamo, inforniamo e mangiamo. Ci vediamo dopo. Ciao! Questo amore lievita fino alle 20, sono le 17 fino alle 20. Oh, qua. Che bella! Mozzarella. Un sottofondo Pirati dei Caraibi, bellissimo. Mozzarella e poi andrà lì, qui dentro, che si sta scaldando. Pronto? Oh! Ok. Aspettiamo che si scalda un po'. Ma già scaldato, sento l'odore. Adesso in friggitrice, poi, mentre io aspetto in friggitrice, faremo queste. Sì, sì. Facciamo queste in friggitrice. Non ci fate caso, il mio freezer fa parecchio schifo. Eccolo qua, quello dell'Ariete, che è quello che vi dicevo l'altra volta. Questo qui pizza in 4 minuti. E ci sono i coltelli che ci impicciano. Ok, vai. Ecco qua. E adesso? Olè! Ciao! Cuociti pizzettina. Proprio 4 minuti 4, Forse 5. Perché non è quella surgelata, sì, veramente 4 minuti. Quella fresca mi sa 5-6 minuti. 4 precisi non li fa, dipende un po' dall'impasto. Ok, va bene. Qui dentro stanno andando le cipolle fritte. Ho rifatto il danno con la col cellulare, non sono riuscita a farvi vedere come le mettevo dentro, ma insomma penso che sono tutti capaci a mettere cipolle fritte dentro la cosa. Però vi volevo far vedere quanto era capiente. Aspettate, guardate quanto è capiente, cioè è veramente immensa sta friggitrice. Vai, cuoci. I miei amati chef. Ah, non abbiamo dato un nome alla friggitrice ancora. Perché noi diamo i nomi un po' a tutto. Cioè, lui è Gennaro. Il bimbi è Gennaro ormai. Per me si chiama Gennaro. Poi c'è Samuele. Poi c'è il cuoco, quello non tecnologico. Però io ho i miei aiutanti, che sono Gennaro e... come si chiama? La friggitrice. Ginevra. Filomena, Gennaro e Filomena, oh, a posto, Gennaro e Filomena mi stanno aiutando.